Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Si parte con un meraviglioso primo piano di una ragazza che avrò la gioia di presentare davvero tra un istante. Intanto presento quella che è al mio fianco, che è con immancabile corona. Sono felicissima stasera. Ah, voglio ben vedere. Che ho un raffreddore allucinante. Ti presento? Sì. Monica Melega, la regina del divano da sempre. Piacere. Da quando hai sostituito una persona che questa sera è venuta a trovarci. Monica, allora, felice perché? Perché mi sembra di aver sentito che ieri sera la Juve ha vinto contro il Milan. Basta, non si parla più di calcio per tutta la trasmissione. E allora ne approfitto per presentare invece i nostri ospiti, a partire da Luigi Balduini, come sempre con noi. Sì, purtroppo mi metto di fianco lei che è juventina, ieri il Milan, tu sai che io sono milanista, purtroppo abbiamo perso una partita sulla quale fra l'altro è difficile recriminare. No, in più ha segnato un ex juventino. Basta parlare di Juventus. Due gol, tutti segnati. Basta parlare di Juventus. Vabbè. Su, parliamo di grande basket, ma soprattutto salutiamo il ritorno di un nostro amico che è Nino Pellacani. Bentornato Nino. Grazie. Ti è arrivata proprio in quel momento la grafica della Virtus di fianco, che proprio si sposa sicuro, bene. Lui ha fatto delle maglie, l'alfabeto mancante, qui non c'era la lettera V, ti hanno messo la V di fianco. Giuro che non sono stato io. Infatti l'ho pensato. Sono i primi titoli. Allora, un gruppo di meravigliose ragazze, tra cui saluto il ritorno della nostra meravigliosa Laurina. Laurina, bentornata. Ci è venuto a trovare questa sera da Milano, che ormai è la tua città adottiva, no? Sì, sì, io ormai abito a Milano, sto a Milano per sempre, per tutta la vita. Sì, cioè, se ti offrono una grande occasione di lavoro a Monte Carlo, cosa fai? Dici no, non prendo l'autostrada? No, allora da Milano in su. Ah, perfetto, da Milano in su. Sì. Non posso parlare perché è un discorso un po' di stampo. No, 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 io ho scelto Milano per questione di lavoro. Io amo Bologna, io amo Bologna. E se ti offrono, scusa, se ti offrono una cosa a Reggio Calabria? Oddio, no, a me non mi piace, a me piace il nord. Ti piace il nord, perfetto. Non sì, diciamo sì. Altro che siamo ancora in clima politico, fino alle 3 si vota, ci sono altri che hanno detto questa cosa, per cui non possiamo dire nulla di più. Saranno contenti invece le due ragazze del Marocco sentire questa considerazione. Ovviamente le salutiamo. Anche noi adoriamo Bologna comunque. Adorate Bologna. Sì, voi sì, invece sì. Amate il sud, non andreste mai a lavorare sopra Casablanca. No, sempre a nord. Con Bologna. Va bene, bellissime ragazze. Ovviamente a brindare, a stuzzicare qualcosa di buono, ma bellissime ragazze anche sul nostro divano, eccole lì, Sara e Celeste, in onore del Milan rossonere, bravissime, complimenti. Sognano di arrivare non è fatto apposta. In Champions, si sono vestite così, benissimo. Poi avremo ovviamente il collegamento da Treviso con il nostro inviato Max Cocchi, che ci relazionerà sulla partita della Fortitudo. Posso già anticipare che sta vincendo la Fortitudo con 14 punti di scarto, ne parleremo ovviamente tra poco. Poi ovviamente qui c'è Laura al computer per un po' di aggiornamenti importanti e abbiamo anche un amico che è in collegamento diretto per raccontarci le gesta del Parma. Possiamo già inquadrarlo, il look ci farà capire che è chiaramente un tifoso parmense. Benvenuto, ciao. Buonasera, buonasera signore. Allora, tra poco parleremo del tuo Parma che ha pareggiato a Empoli, era anche andato in vantaggio, ma ne parleremo davvero tra pochissimo con questo nuovo amico che è venuto a trovarci. Ma ora vediamo i titoli caldi della giornata, la grafica ci ha supportato. Prima è apparsa la Virtus di Pasquali che dice missione compiuta. Io avevo proposto come titolo chi si accontenta gode, perché per Pasquali questo è un grande obiettivo, per Sabatini pure, per me la salvezza è un'oscenità. E poi buona grazia che Scafati ha fatto un campionato vergognoso. Andiamo avanti, l'altro titolo, parliamo di Fortitudo? Sì, la Fortitudo è assolutamente in diretta in questo momento, sta giocando a Treviso e credo che sia un match che seguiremo con la massima attenzione. Poi il Bologna che è secondo in classifica, in questo momento sarebbe in Serie A, il ritmo è innegabilmente la Serie A. Ne parleremo tra pochissimo perché dopo qualche consiglio della regia e dopo ovviamente il servizio legato a questo splendido negozio che è Negroni in via Ernerio, che veste tutte le nostre meravigliose ragazze, avremo modo di rientrare in studio e di vivere da vicino, da studio appunto, le emozioni di Sport Club. Prima però andiamo da Negroni così scopriamo la magia del loro incantevole look.
canale, non lo devi cambiare. Il programma che spacca, Sport Club, Bombo Club. Sport Club, si comincia, si inizia a chiacchierare di sport, tanta carne al fuoco, abbiamo detto Bologna, Virtus e Fortitudo come sempre in primo piano, ma poi ci faremo come sempre guidare anche dai vostri sms, voi scriveteci, a parte che parleremo del Parma con questo simpatico collegamento, e poi i vostri sms saranno un punto fermo della trasmissione. I numeri di telefono, cosa fai con quella manina, cosa hai fatto, dimmi? No, trovavo il microfono. Ecco, non trovavi il microfono, che è preoccupante. Allora, il numero è 328-8409-292. Oh, vedi? Questa volta lo so. Oh, vedi che sei preparata. Molto bene. Allora, potete già mandare i messaggi. Sento già trillare il telefonino, è quello? Ha neanche il tempo di dire il numero. Sara, fai questo effetto con gli uomini, di norma? Cioè, appena tu dai il numero, immediatamente ti chiamano? Hai questi risultati con gli uomini? Sì.
sempre tu dai il numero, tac, dopo due secondi arriva un dopo messaggio. Dopo due secondi subito messaggino, chiamate. Non mi meraviglio assolutamente. Allora, intanto spendiamo due parole, siamo al settimo minuto del secondo tempo, Inter-Fiorentina ferma sullo 0-0 e per quanto riguarda la partita invece di Treviso, dopo ne parleremo anche con Max più diffusamente col collegamento, però cogliamo qualche indicazione della nostra Laura che ha i dettagli, vai. Sì, allora, la partita fra Benetton, Treviso e Upin Bologna si sta svolgendo in questo momento e è in vantaggio Upin Bologna con 37 punti a 24. Quindi una prestazione fino ad ora positiva da parte della Upin e Nino ovviamente la sta seguendo. Allora, Nino, cominciamo subito, intanto porti bene la fortitudo fino ad ora, no? Oddio, insomma, non siamo molto avanti, siamo alla fine del primo tempo. Lasciami buffare, però... scusa. No, però voglio dire, stai vedendo una squadra diversa rispetto ad altre occasioni? Sì, sto vedendo... cioè sì, rispetto ad altre occasioni sì, stiamo vedendo una squadra che ha un equilibrio di squadre che gioca normalmente a pallacanestro. E questa è una buona squadra, con Davide che è un playmaker e con Nelson stiamo giocando come si gioca a pallacanestro. Cioè con un play vero, sì. Diversamente che con Jenkins che non è un play, per quanto abbiamo con Jenkins giochiamo un'altra pallacanestro, giochiamo una pallacanestro diversa da quella a cui normalmente siamo abituati, sicuramente più imprevedibile con alti e bassi. Qua siamo un pochino più leggibili, devo dire che questa Benetton è inguardabile. Sì, quindi bisogna anche cogliere i mali altrui che però vengono evidenziati dalla fortitudo, questo non è assolutamente poco. Luigi, stai dando anche tu un'occhiata alla partita, impressioni? Sì, il discorso, la partita è cominciata bene, le rotazioni anche stanno facendo giocare un po' tutti, abbiamo visto addirittura che Calabria è entrata già nel primo tempo, quindi gli è stato dato un po' più di spazio. Appena messo io volevo una bomba. Chiedere a Nino, qual è il motivo di questa squadra costruita così male che è la Benetton, stavo parlando in questo caso, perché in effetti, come dice lui, c'è una Benetton che è il fantasma delle Benetton degli anni passati, quindi cosa ha sbagliato la Benetton quest'anno secondo te? Ma secondo me ha sbagliato, ormai quando con le squadre fatte così, con così tanti stranieri, ci sono troppe incognite, mettere insieme. Una volta il problema era mettere insieme caratteri c'è diversi. C'è il gol dell'Inter intanto, il gol di Cambiasso, l'Inter passa in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, discesa sulla destra, palla in mezzo e il tap-in vincente di Esteban Cambiasso. Vai pure. Vabbè, parliamo di calcio. Se vogliamo... Perché tifi, scusa? Se sapevo che trattavate anche gli sport minori, forse non venivo. Lo so, è una sofferenza che per me, sai che io parlerei solo di basket, però devo fare un'eccezione. Per quale squadra di calcio tifi? Non lo so. Per te non esiste neanche. Perfetto. Mi spiace per l'80% della gente. Cioè, mi spiace nel senso che quando si sente parlare non bene di calcio o comunque senza interesse, a molti dispiace. Io veramente non l'ho mai seguito. Ma non è mica un difetto. Cioè, io vabbè, sono spudoratamente tifoso del Bologna, però rimane il fatto che per me il basket è più bello del calcio. Quindi io sono assolutamente dalla tua parte. Stavamo dicendo? Di Treviso, stavamo parlando male di Treviso, fallo pure liberamente, poi no, tu Treviso parlando, la conosci bene. Non stavo parlando male, perché fra l'altro io a Treviso sono particolarmente legato da tempo perché ho giocato e adesso comunque legato perché Jacopini è il team manager e per me è come un fratello, per cui sono molto legato a lui. Quello che mi chiedi di dire perché è Treviso, perché appunto le squadre fatte con tanti stranieri diventano grandi punti interrogativi. Non sai con chi hai a che fare, non sai che cosa si creerà e poi con questa pallacanestro così aperta non sai con che squadra andrai a giocare fra tre mesi e questa è una cosa che per forza si riflette sul gioco. Alcune squadre sono riuscite alla fine, nonostante questo tipo di pallacanestro, a fare il gruppo e si trovano in alto anche con organici che non sono fortissimi. Poi magari hanno anche azzeccato un paio di punti interrogativi. La Benetton quest'anno purtroppo di sfiga ha sbagliato tutto. Si è trovata con gli italiani stanchi dall'estate scorsa della nazionale, con degli americani che probabilmente, non so, io non capisco come gli americani arrivano ancora in Italia pensando di arrivare nel Matto Grosso, cioè, non hanno ancora capito che la pallacanestro è pallacanestro anche da noi. Sì, in effetti. E arrivano dei bagagli che pensano di essere dei fenomeni, poi quando si rendono conto anche loro che sono bagagli, rimangono. Si svegliano. Bah. Ti do l'occasione di parlare male della Virtus, puoi farlo liberamente.
il discorso che ho fatto adesso vale esattamente per la Virtus. Non è riuscita a credere in un gruppo, in una squadra, e ha inseguito per tutto l'anno cambiamenti che purtroppo alla lunga è molto difficile che paghino. Poi devo dire che la Virtus non ha creduto in Pilla fino alla fine, questa è una cosa che mi è dispiaciuta molto. Secondo me lui comunque è un ottimo allenatore. Oltretutto qua si sono tutti convinti che Pasquale abbia fatto un lavoro clamoroso e meriti la conferma. Per me Pilastrini meglio mille volte di Pasquale quest'anno. No, cioè, queste sono valutazioni personali. Io con Pilla ho lavorato e quindi conosco il suo reale valore. Con Renato ho lavorato, ma era vice allenatore, anzi era terzo assistente allenatore, per cui non ho gli strumenti per dire quanto sia il suo valore, mentre con Pilla ho lavorato 2 anni a Modena e poi nei giovani lo conosco bene. Devo dire che sentire Renato Pasquali che dice ho raggiunto l'obiettivo che la società mi aveva chiesto, ho salvato la squadra, a me fa piacere. Però ti viene da dire, ma non so quanti saranno d'accordo con lui. Guarda, io allora, sono contentissimo. Non ho dubbi, facciamo una bella cosa. Noi intanto prepariamo l'intervista a Renato Pasquali. Coinvolgo subito Max Cocchi in collegamento per la partita da Treviso. Abbiamo già avuto qualche prima considerazione da parte dei nostri ospiti, però Max ti chiederei a questo punto anche qualche spunto di cronaca e così poi introduciamo anche l'intervista che arriva tra un istante per la Virtus, dopo ti coinvolgerò anche sui bianconeri. Sì Jack, buonasera a tutti innanzitutto. Qua a Treviso c'è sostanzialmente, per parafrasare un linguaggio calcistico, una squadra solo in campo. La Fortitudo che di fatto questi primi 20 minuti li ha dominati in lungo e in largo e anzi il vantaggio di 11 punti, 37-26, con cui si sono chiusi i primi 2 quarti di gioco è assolutamente poco per quanto la Fortitudo ha dominato in questi primi 20 minuti di campo. Basti dire che dei 9 giocatori mandati in campo da Sakota, ben 8 sono andati a referto. Il solo Yannick Chenox incredibilmente non ha ancora segnato. Tutti gli altri hanno messo almeno un canestro a referto. Nessuno in doppia cifra, ma una grande prova sicuramente corale da parte della squadra. Fortitudo che sta tirando benissimo da 2 punti, a dimostrazione di una grande selezione di tiro di questa squadra, almeno per questa sera, contro una Treviso che sta veramente giocando male. Questo è forse il dato più preoccupante di questi primi 20 minuti. Una Treviso non può continuare ad essere così brutta come lo è stata in questi primi 20 minuti e la Fortitudo, gli 11 punti di vantaggio che ha portato a casa in questi primi 2 quarti, sono forse pochi per il volume di gioco espresso e per il dominio mostrato in questi primi 2 quarti dalla Fortitudo. La Fortitudo Upim che è stata praticamente sopra da inizio partita, subito 9-0 nei primi 4 minuti, grandissima difesa con 16 punti concessi nei primi 15 minuti di gioco, un po' calata alla distanza, infatti 11 sono i punti concessi negli ultimi 4 minuti. Fortitudo che è stata avanti anche di 15 punti sul 37-22, poi un parziale di 7-0 di Treviso a cavallo della fine del quarto l'ha riportato un po' in linea di galleggiamento. Benissimo Max, io ti ringrazio. Allora noi abbiamo già introdotto l'intervista con il coach bianconero Renato Pasquali che annuncia trionfalmente o quasi: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ci siamo salvati. Beh, sentiamo il coach. Credo che oggi possiamo dire di avere, almeno personalmente, risposto a quello che è stata la richiesta della società quando ci siamo parlati prima che io arrivassi qui e mi hanno detto: lei se la sente di salvare la squadra? E io mi ero riproposto che avremmo fatto di tutto per salvarla. Per qualcuno potrebbe essere un obiettivo riduttivo, per me comunque è l'obiettivo che la società mi aveva chiesto. Non vado a discutere i motivi se potevamo fare meglio, se potevamo avere qualche punto in più. Probabilmente sì, se all'ultimo tiro qualche pallone entrava, probabilmente oggi avremo 2-4 punti in più e magari saremo ancora in corsa per un altro obiettivo. Non siamo stati abbastanza fortunati da questo punto di vista e diciamo che i giocatori infortunati, che ringrazio per quanto hanno profuso e per quanto si sono applicati fino adesso, che posso dire che erano molto più indietro di quello che tutti quanti si aspettavano. E loro lo sapevano, lo sentivano, perché quando tu provi a battere il tuo uomo e
utilizzi il massimo della tua velocità e scopri che il difensore è sempre davanti a te, cominci a pensare di non essere pronto, di non avere ancora recuperato 100%. Devo essere sincero, devo ringraziare questi infortunati, Michelori, Bulleri e Blizzard, perché non hanno mai smesso di allenarsi e di continuare a migliorare fisicamente. E questo ci ha portato probabilmente a salvare la squadra prima della fine, ma per lo stesso motivo probabilmente ci sono mancati quei 2 o 4 punti che magari ci avrebbero fatto sperare anche un obiettivo un po' più prestigioso. Queste sono le dichiarazioni di Renato Pasquale. Allora, tu le hai ascoltate con attenzione, Nino. Considerazioni? No, mi si è spento il microfono a un certo punto, non sentivo più niente. Ho sentito quello che dicevo prima, cioè il fatto che la squadra si è salvata, bene che si è salvata. Io credo che i tifosi non siano così soddisfatti, ma il resto non sentivo, la forma, cioè vabbè dai. Preferisci? No, perché io sono amico fraterno del preparatore, cioè abbiamo cominciato a giocare insieme a pallacanestro a 12 anni, io e il preparatore atletico, ex preparatore atletico della Virtus. Adesso ho 46 anni, lo conosco quando sono 34 anni che lo conosco, ho visto tutta la sua crescita, è uno dei migliori, secondo me, preparatori atletici che ci siano. Mi viene un po' l'eritema sentire dire che la squadra non aveva la forma. Comunque, parliamo di un allenatore. Comunque, da Fortitudo, stavano dicendo. Preferisci cambiare argomento. Stanno facendo un'ottima partita. Perfetto, si vede che vuoi cambiare argomento. Allora, a questo punto torno al volo a Treviso e devo chiedere un commento a Max. Qualche spunto mi pare di poter dire, Nino ce l'ha proposto. Tu non sei stato tenero nei confronti di Pasquali, hai l'occasione per farti perdonare oppure rincarare la dose, vedi tu. No, non mi hanno insegnato a sparare sulla Croce Rossa, quindi non comincio neanche stasera perché più che altro ho sentito in bassa frequenza quello che avete detto. Mi sembrava più un angolo del varietà piuttosto che uno spunto tecnico sulla partita. Credo che veramente sentire dire un allenatore che si vede una squadra consegnata al 10° posto con ampio margine sulla penultima, ultimo posto utile per la salvezza, dire che la società gli avesse chiesto di salvarsi mi sembra francamente un qualcosa di incredibilmente comico. Lasciamo stare l'involuzione di gioco che ha subito la Virtus in queste 14 partite di gestione, lasciamo perdere certi giocatori che comunque con Pilastrini qualche cosa avevano dato e che con questa gestione sono miseramente falliti, lasciamo stare un preparatore atletico che insomma se n'è andato o quantomeno diciamo che non è stato messo forse nelle condizioni migliori per poter lavorare. Quindi una serie di casi che sono successi in questa società, in questa squadra, che hanno portato come risultato finale una salvezza che è stata festeggiata manco fosse la vittoria di un'Eurolega. Direi che sei stato assolutamente esaustivo. La notizia che ti do è intanto il vantaggio 2-0 per l'Inter, visto che so che tu sei interista. Ti segnalo che ha raddoppiato la formazione nerazzurra e per quanto riguarda Pasquali direi che sei stato chiarissimo. Allora, Sara, mentre voi vi guadagnate i primi piani, che ne dite di ricordare anche il numero di telefono? E già sono arrivati un po' di messaggi. Il numero è 328-84-09-292. Qual era il messaggio che mi avevi letto prima? Quando hanno detto che in studio c'era Jack, pensava al grande Zatti, se no mica veniva. Cioè, ti hanno detto c'è Jack, non sapevi che era Bonora quello, il secondo, quello di seconda fascia. Seconda fascia, ti stai sopravvalutando. Hai ragione, sì, io mi monto un po' la testa in certi momenti, hai ragione. Il tuo vecchio compagno di battaglia anni 80 invece, sempre a Santo Domingo? Sì, ho sempre una splendida abbronzatura e sempre a Santo Domingo, è stato qua anche il mese scorso. Oh. Ci è venuto a trovare una volta. È vero. Ha il suo... Con ragazzi, con... Meraviglioso ristorante in... Dov'è? Punta Cana? L'Huracan Caffè, Punta Cana. A Punta Cana, bene, a Santo Domingo, da visitare. Se andate in trasferta, dateci un'occhiata, ne vale la pena. E la nostra povera Virtus, Monica? Hai sofferto molto? Non l'ho seguita. Come mai? Dov'eri? Sono troppo impegnata a seguire la Juventus. Sempre bianco-nero si tratta, dai. Beh, se mi permetti... Preferisco come il basket, dicono, devo essere sincera, mi diverto di più con la partita di basket, però ero distratta. Ho lavorato dal calcio? Troppo. Sì. Hai lavorato su Vicenza. Allora, terminato il primo tempo, diamo anche i
i riferimenti, i tabellini? Vediamo. Allora. Sì, sono quelli lì. Allora, dunque, Benetton Treviso abbiamo Soragna con 5 punti, Mordente con 6, Austin con 2 e Chalmers con 3. Per quanto riguarda Lupin Bologna, in campo troviamo Torres con 9 punti, Jenkins 4, Nelson 7, Calabria 3 e Lamma 4. Ecco, poi ci sono quelli in panchina, perché segnano anche quelli in panchina. Sì. Quando li fanno quando giocare, li se vogliono rimanere in campo bisogna che segnino. Qualcuno allora, l'ha fatto, chi è della stato? Della Benetton Treviso abbiamo Gaines 2 e poi... Mujezinovic, scusate è Mujezinovic. Se non mi parli, io alla proprietà però ho chiesto. Gaines è anche Mujezinovic. No, questo è Mujezinovic, non stai scherzando. Ma se è Gaines, dovrebbe essere Gaines. Scusa. Però, scusa, quando abbiamo iniziato la trasmissione, ho chiesto o no al computer una ragazza che parlasse correntemente serbo? L'ho chiesto o no? Tu mai che ne porti una? È vero, tu ci tenevi proprio al serbo. Ti ho detto, abbiamo una ragazza di Belgrado, di dove sei tu? È di Bologna. Vedi che figure mi fai fare? Sempre con la Venezia. Sei una buonista clamorosa, cioè, va sempre tutto bene. Una cosa meravigliosa. Parte un entusiasmo clamoroso da Parma, sento in bassa frequenza su questa battuta che peraltro è stata scena da fare della Monica, però il nostro amico da Parma si è completamente scatenato. Allora colleghiamoci, perché secondo me l'ha fatto astutamente, perché lo stavamo trascurando. Allora, buonasera. Buonasera, signor Deck. Buonasera a te. Allora, buonasera a tutti gli spettatori che stanno nel studio. Grazie mille. Allora, nome e cognome? Io mi chiamo Sam. Solo? Car di cognome. Ecco, vabbè, velocissimo, facile come... Sam Car, è semplicissimo. Semplicissimo. Allora, da quale paese provieni? Io vengo dal Senegal. Dal Senegal, molto bene. Allora, come senegalese... Come Idris, fra l'altro. Ma Idris è un Juventino. Ma lascia perdere, Idris però è un Juventino. Stai ferma lì, non dare fastidio alla gente. Idris è un Juventino. Ecco. Io sono tifosissimo del Parma. Allora, mi spieghi da dove nasce questa passione per la squadra ducale? Nasce nel 1990. Si ricorda benissimo una partita del posticipo contro la Lazio di 2-2. Sì? Da lì che comincio a tifare per il Parma. Ah, che mi stavo molto simpatico quando...